Una cosa ottima come visualizzazione è accendere la camera con H e poi andiamo su visualizzazione, relation, e così se la attiviamo ci visualizzano i constraint di ogni oggetto selezionato. In questo caso abbiamo un constraint direction che punta verso la pupilla dell'occhio. Puntando anche l'occhio si vede tutti i collegamenti che ha il constraint con i vari oggetti. Selezionandolo selezionando il direction, arriviamo schiacciando invio, si apre automaticamente la pagina per modificare il constraint, perciò la telecamera ha un constraint direction verso il suo interest. Qua per esempio anche uno spot, andando su light spot, ha un constraint direction uguale all'altra opzione.